Sono cinque in tutto, quattro sottosegretari ed un viceministro e componenti pugliesi dell'esecutivo che vanno a formare la squadra dei 39 sottosegretari del governo Draghi. Inizio alle ore 15 con la lettura della formula di rito del giuramento, poi la firma e un breve applauso finale, senza stretta di mano. Cinque dunque le caselle occupate dai pugliesi di cinque partiti differenti. A Teresa Bellanova, ex titolare del Ministero dell'Agricoltura in quota Italia Viva e ora vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ci sono tante questioni a cui bisogna dare risposte e personalmente, come dire, quello che sta impegnando le mie ore è quello di approfondire già tutte le tematiche, perché su questo noi saremo tutti chiamati a rispondere in termini di competenze, di qualità dell'iniziativa e anche di capacità di collaborazione in una coalizione che è quella, diciamo, che ha risposto all'appello del Presidente della Repubblica. Sono invece due i deputati che entrano nel Dicastero della Giustizia di Via Arenula, il barese Francesco Paolo Sisto di Forza Italia e la pentastellata brindisina Anna Macina che al momento non ha rilasciato dichiarazioni. Qualcuno ha pensato che questo fosse un governo che penalizzava il Sud. Io sono convinto che non sarà così. Il nostro scopo è anche quello di stare attenti a che il Sud non sia penalizzato. Io non divido l'Italia in due parti, Sud e Nord. Ci sono delle zone che hanno più bisogno di altre. Quindi, se il Sud è fra queste, qualsiasi zona abbia più bisogno va in qualche maniera aiutata. Cosa ne pensi di questa nuova nomina che è praticamente anche un fattore storico per la città di Brindisi? Ecco, non mi tocchi Brindisi. No, però è una cosa Guarda, importante. dopo il giuramento sì, prima del giuramento preferisco di no. Promesso. Nella pattuglia dei sottosegretari anche il leghista Rossano Sasso che porta a casa la nomina da sottosegretario all'istruzione. Da Barletta invece arriva la senatrice del Partito Democratico, Assuntella Messina, che va direttamente alla presidenza del Consiglio con la delega all'innovazione tecnologica. Il nostro impegno sarà assolutamente in una direzione che guarda al futuro, soprattutto al futuro del nostro paese e delle giovani generazioni.